Buongiorno, conoscete la ragione per cui sono qui oggi? Per promuovere un contratto istituzionale di sviluppo. Avevo preannunciato, avevo preannunciato le zone più disagiate hanno bisogno di uno stimolo, di un intervento anche del governo centrale. Bisogna far sistema. In questo sistema sono coinvolti tutti gli attori pubblici ma anche privati in sinergia, attori pubblici a partire appunto dalla Presidenza del Consiglio, dal governo centrale, enti locali e tutti gli stakeholders privati a vario titolo. È una strategia di sviluppo integrata, ma sicuramente non è un progetto che vuole nascere dall'alto e calarsi dall'alto. Il governo centrale, la Presidenza del Consiglio, ha la funzione di stimolare l'elaborazione di progetti locali radicati sul territorio, sostenibili, plausibili, e da questo punto di vista faremo di tutto attraverso questo contratto e progetto per implementare la crescita economica e lo sviluppo sociale del territorio. Noi ci siamo e sicuramente sono convinto dall'entusiasmo che ho raccolto oggi, dalla presenza numerosa degli amministratori locali, dei rappresentanti delle varie categorie, sono convinto che anche il territorio molisano, questa regione, sarà rispondere all'attenzione. Presidente, su Banca Italia. Guardi, come ho detto anche per il mio progetto pilota della Capitanata, non ha senso fissare un plafondo e poi su quello costruire i progetti. Bisogna avere prima le idee, elaborare i progetti e poi come faccio, ci sono, ci saranno di nuovo verranno. Presidente, sulle regionali in Abruzzo? Sulle regionali in Abruzzo sto vedendo adesso i dati e per carità sono elezioni regionali di una regione centrale, ma aspettiamo adesso di leggere, aspetteremo anche le valutazioni che spetta ai vari esponenti delle varie forze politiche. Il dato mi sembra abbastanza chiaro, ma questo non cambia nulla per il governo centrale, continuiamo a lavorare ovviamente, non c'è nulla, nessun cambiamento all'ordine. Presidente, su Banca Italia cosa farete?